lo spunto da poche parole dette da Rutelli al TG4. Rutelli, parlando al TG4, ha detto che è sua intenzione servire, non servirsi dell'Italia. E naturalmente questa frase è una frase che è nata proprio, posso dire, a Telemax, perché tempo già, da più parti, in più occasioni, io ho messo in evidenza la contrapposizione fra queste due parole. Però queste parole, quando sono pronunciate da un uomo che sta alla ribalta e quindi di un certo livello di importanza politica, è bene che siano approfondite nel loro significato. E naturalmente, prima di stabilire se queste parole sono credibili o no, noi dobbiamo vedere che significato hanno in un sistema in cui chi comanda non è il politico, è il banchiere. E allora, quando il politico viene qualificato da Ezra Pound come cameriere del banchiere, è chiaro che se vuole servire il padrone, lui viene mantenuto al suo posto di comando. Se lui vuole servire non il padrone ma la collettività nazionale, bisogna vedere che dice il padrone, perché tutte le volte che i politici hanno fatto gesti chiari per servire la collettività e non i padroni, i camerieri sono stati licenziati. Vediamo un esempio clamoroso. Lo esempio clamoroso è Craxi. Io non sono socialista, non sono mai stato socialista, però obiettivamente noi dobbiamo mettere in evidenza che quando c'era Craxi, lui si preoccupò di difendere la categoria dei lavoratori con la scala mobile. La scala mobile che cosa significava? Significava che se aumentava l'inflazione, la parte del potere d'acquisto che era persa dal salario doveva essere reintegrata, perché sosteneva Craxi, giustamente, che i diritti dei lavoratori vanno rispettati. Ora, quando è che Craxi è stato licenziato? Perché tutti i politici oggi, e noi l'abbiamo dimostrato, fanno politica con la disponibilità di soldi che hanno in prestito dai padroni, e i padroni sono i vertici delle banche centrali. Chi comanda? È ovvio che non è il segretario politico, ma chi lo paga. Chi comanda nel campo governativo ormai da quando è nata la moneta nominale è il governatore della banca centrale. Noi abbiamo messo in evidenza una considerazione che per la prima volta fu fatta dalla massoneria francese nell'immediato periodo immediatamente successivo all'avvento del sistema dello Stato costituzionale con la rivoluzione francese. La massoneria enunciò questo messaggio dicendo: quando cambia lo strumento, cambia lo scopo. Che significa cambiare lo strumento? Cambiare la struttura dello Stato, che è strumentale per perseguire gli scopi sociali. Quando in Francia c'era il re era l'espressione di una società organica, in cui cioè la società era concepita come l'insieme dei soci legati dal rapporto organico. È la vecchia visione del concetto di società tipica del diritto romano, tanto che i glossatori dicevano «Societas sunt homines, quibi sunt, la società siamo noi». Con l'avvento dello Stato costituzionale, la cosa più importante che è avvenuta non è la Carta Costituzionale, ma la Banca Centrale. Perché con la banca centrale il potere politico è stato spogliato della sovranità monetaria. E allora chi ha assunto il comando sostanziale delle nazioni non è stato il Parlamento e il governo, che è stato fatto sempre di camerieri dei banchieri, come ha dimostrato la storia e come ha evidenziato per primo Ezra Pound. Perché? Perché con l'avvento dello Stato costituzionale, siccome la politica ha un costo, i mezzi per fare politica erano dati da chi aveva i mezzi per pagare, cioè chi aveva la stampa della moneta, i padroni del denaro.
come giustamente dice Rerum Novarum. E allora noi che cosa abbiamo? Che il politico oggi è costretto, suo malgrado, non perché abbia animo servile, ma perché le regole del gioco non consentono, altrimenti deve subire le direttive della Banca Centrale. La più clamorosa prova di quello che io sto dicendo è l'articolo 107 del Trattato di Maastricht, che non consente né ai governatori delle banche centrali né ai governi degli Stati europei di manifestare desideri o di fare segnalazioni o di avere un qualunque contatto, un qualunque dialogo con i vertici del sistema della Banca Centrale Europea, cioè del sistema monetario che adesso andiamo a inaugurare. Questa è la prova, quindi, che chi comanda è chi ha la Banca Centrale in pugno. Naturalmente, quando noi abbiamo evidenziato questo, andiamo a rileggere le parole di Ratelli: io voglio servire, non servirmi. Allora vediamo nella storia che cosa è successo. Io ricordo la battuta fatta da Lord Bennett, che era grande banchiere inglese, quando parlava con Ezra Pound, il quale gli disse: noi abbiamo messo 20 anni per battere Napoleone, ci basteranno 5 anni per battere il fascismo. La storia gli ha dato ragione. Con quella battuta Lord Bennett dimostrò che aveva ragione. La storia ha dimostrato che Mussolini era culturalmente inferiore a Lord Bennett. Come oso dire oggi Rutelli, quando dice voglio servire, lui non può dire io voglio servire la collettività, perché chi comanda è il padrone, chi comanda e chi controlla la banca centrale, o direttamente o indirettamente attraverso le logge massoniche. Ormai la massoneria francese lo disse chiaramente nell'immediato periodo successivo alla rivoluzione francese. Naturalmente, che significa questo? Che noi dobbiamo cominciare a parlare un linguaggio nuovo. Quando noi apriamo questa trasmissione, l'apriamo con parole semplici e parole chiare: moneta al popolo. Noi siamo per la democrazia integrale. La parola democrazia ci sta bene, perché vuol dire sovranità popolare. Benissimo. Allora il popolo deve avere anche la proprietà della moneta, perché se il cittadino non ha la proprietà della sua moneta, i popoli sono camerieri dei camerieri dei camerieri dei banchieri. Questa è la base sulla quale noi ci dobbiamo muovere. Naturalmente, quando noi abbiamo detto proprietà popolare della moneta, che vuol dire proprietà popolare della moneta? E qui mi piace ricordare una battuta che già ho citato in qualche altra trasmissione: il miglior posto per conservare i soldi sono le brache del popolo, noi non ci possiamo più fidare di nessuno. Ecco allora che quando noi diciamo che al cittadino va dato il reddito monetario di cittadinanza, cioè la sua parte di soldi causata dalla emissione monetaria, al momento dell'emissione la sua parte di soldi in proprietà va attribuita al popolo, perché chi crea questo valore non è chi lo stampa la moneta ma chi l'accetta. Quindi a ogni cittadino va data la quota di reddito del capitale creato dall'emissione monetaria. Ed è molto importante fare questa precisazione. Perché? Perché ormai ci siamo stancati di sentir dire che la moneta è il nulla. La moneta è il nulla, ti dicono quelli che vogliono rubare moneta. Che fa il ladro? E il ladro dice: scusa, se non esiste l'oggetto del furto, che rubi? Ecco perché le scuole inglesi, quando hanno parlato della moneta, parlano della moneta, dicono la moneta è neutra nello scambio. Quello che conta è lo scambio di merci contro merci. Lo strumento monetario è uno strumento neutro di valore, che serve solamente come attività intermediaria. Ora, se fosse vera questa tesi, si dovrebbero verificare due conseguenze. La prima, che per noi dovrebbe essere indifferente avere denaro in tasca o non averlo, se è vero che la moneta è nulla. La seconda conseguenza è che tutti i ladri di denaro andrebbero messi in libertà, perché avrebbero rubato nulla. Quindi le teorie del neutralismo monetario fanno ridere, come fanno ridere le altre teorie che vogliono concepire la moneta come una falsa cambiale. E che vuol dire moneta falsa cambiale? Quando io leggo quello che sta scritto sulla banconota, lire 1000 o lire 100.000 pagabili a vista al portatore, che significa teoricamente? Se io prendo quel pezzo di carta, lo porto in banca, mi dovrebbero dare 100.000 lire d'oro, o comunque 100.000 lire
per un valore di riserva che potrà essere argento, potrà essere titoli, quello che volete, ma a me quello che interessa è che se io presento questa cambiale me la dovete pagare, se no è inutile che voi dite che è una cambiale, quella è una falsa cambiale. E lo ha detto benissimo Barucci, ministro del Tesoro del governo Ciampi, quando ha detto la moneta è uno strumento neutro nello scambio, perché ha qualificato la moneta come debito inesigibile, cioè lui ha detto sì, è una cambiale, però questa cambiale non si può pagare. E allora che razza di cambiale è? Il debito inesigibile non esiste veramente, allora è inutile che ci cominciamo a prendere in giro. Perché la banca insiste nel dire che ci vuole la riserva per dare valore alla moneta e nega la teoria del valore indotto che noi abbiamo dimostrato all'università? Abbiamo detto la moneta ha valore per il solo fatto che ci mettiamo d'accordo che lo abbia, tant'è vero che anche le 100.000 lire non hanno valore perché c'è la riserva. E la prova è data dal fatto che se io presento le 100.000 lire alla Banca d'Italia, la Banca d'Italia ha il diritto di non pagare. Altro è dire che il debitore non paga perché non può pagare. E questo è normale, perché il debitore insolvente esiste. Ma quando ci dice che il debito non va pagato perché per legge la Banca Centrale ha il diritto di non pagare questa cambiale, è una presa per i fondelli. E naturalmente questa presa per i fondelli ha preso, noi siamo stati presi in giro da 3 secoli, da quando è nata la Banca d'Inghilterra, cioè dal 1694, quando è nata la Banca d'Inghilterra e la sterlina, cioè la prima moneta nominale, è nata la prima grande truffa della storia, perché i popoli sono stati trasformati da proprietari in debitori del loro denaro. E naturalmente su questo principio ci sta Duisenberg, il quale dice io voglio continuare con la Banca Centrale Europea a fare quello che è stato fatto dalle banche centrali nazionali, tant'è vero che nessuna norma del trattato di Maastricht dice di chi è la proprietà dell'euro, e se ne guarda bene dal dirlo. Perché? Perché il ladro che deve rubare deve tacere, non è che dice guarda io rubo, no, c'è meglio le mette le mani sopra, siccome tutti hanno rubato le banche centrali, da 3 secoli a questa parte è diventato un diritto consolidato nella consuetudine il diritto di rubare da parte delle banche centrali. E naturalmente di fronte a questa situazione noi ci siamo ribellati, perché abbiamo detto per le banche centrali i popoli hanno avuto gli occhi chiusi, non si sono accorti di essere stati truffati, perché all'atto dell'emissione la banca centrale, prestando il dovuto, cioè addebitando quello che dovrebbe accreditare, e va accreditato perché crea il valore della moneta non chi la stampa ma chi l'accetta, come dimostra l'esempio dell'isola deserta che io ho tante volte detto in queste trasmissioni, allora noi dobbiamo capire che siccome non ci siamo accorti di questa truffa, si è consolidata nella prassi il diritto di rubare moneta da parte delle banche centrali. Per questo motivo io l'8 marzo del 1993 ho denunciato davanti alla Procura della Repubblica di Teramo, e poi la pratica è stata trasferita a Roma, la Procura della Repubblica di Roma, il governatore pro tempore della Banca d'Italia, che era l'attuale Presidente della Repubblica Ciampi. Naturalmente io ho fatto la denuncia non per la persona, ma per l'istituzione, è il principio che noi dobbiamo contestare. E la prova della validità di questa mia tesi è stata confermata dal procuratore della Repubblica Ettore Torri di Roma, e quale mi disse, professor Riti, lei ha dimostrato il reato, ma anche il dolo, perché è stato sempre così. E naturalmente io ho detto, questa prassi che si è consolidata perché i popoli europei avevano gli occhi chiusi, perché non ancora era nata la scuola del valore indotto della moneta, oggi questa prassi noi non la possiamo più accettare. Ecco perché noi pretendiamo che le autorità governative o le autorità europee di chi è la proprietà dell'euro, perché se tu non mi dici che è il proprietario dell'euro all'atto dell'emissione, non mi puoi dire che è il creditore, che è il debitore nella fase della circolazione. E queste cose le capisce pure un ragazzino, quindi figuriamoci se non lo può capire il magistrato o il deputato o il senatore. E allora questo dobbiamo renderci conto, che se noi vogliamo servire, ecco quello che io sottolineo la parola servire a Rutelli,
che ha detto voglio servire. Benissimo, allora perché non prendi il disegno di legge che sta al Senato per la proprietà popolare della moneta? Perché nessun politico, nessun deputato, nessun senatore ha portato in discussione il disegno di legge che sta al Senato da due legislature? E noi con questo disegno di legge abbiamo detto 50 parole. 50, per scrivere quelle 50 parole ci abbiamo messo 30 anni e più dentro all'università a lavorare. E le parole sono queste. Ve le voglio ripetere, perché già le abbiamo dette in altre occasioni. Due articoli. Articolo primo, 20 parole. All'atto dell'emissione la moneta nasce di proprietà dei cittadini italiani e va accreditata dalla Banca Centrale allo Stato. Benissimo, questa norma si può benissimo adattare all'euro. Solo che bisogna cambiare, al posto della parola cittadino italiano, bisogna mettere cittadini europei. Benissimo. Allora i popoli europei vanno dichiarati proprietari dell'euro. Perché se questa dichiarazione non viene fatta e se non si integra il trattato di Maastricht dichiarando che l'euro è di proprietà dei popoli, noi ci andremo a indebitare inutilmente, cioè senza contropartita, nei confronti dei grandi usurai che stanno alla Banca Centrale Europea esattamente dello stesso livello di tutti i grandi usurai che stanno ai vertici di tutte le banche mondiali. È inutile che noi perdiamo tempo sul dettaglio. Rutelli deve cominciare a capire che quando pronuncia delle parole, le sue parole devono essere conseguenti, servire. Benissimo. Prendi il disegno di legge che sta al Senato per la proprietà popolare della moneta e mettilo in discussione. Io non dico che lo devi approvare, per carità, ma si dice siamo in democrazia. In democrazia vale il principio della pluralità delle opinioni. Allora, noi democraticamente vogliamo che il ministro o il sottosegretario o il governo o i partiti che stanno al Parlamento e al Senato mettano in discussione il disegno di legge per la proprietà popolare della moneta. Due sole cose. O voteranno a favore o voteranno contro. Allora cominciano a essere dolori, perché se votano a favore si ribellano ai padroni. Perché tolgono la proprietà della moneta ai padroni, cioè alle banche centrali, e lo danno ai cittadini. Allora, se vuoi servire i cittadini, devi tradire il padrone. E allora il padrone dirà, non mi sta bene. È ovvio, perché nessun cane è disposto a mollare l'osso. Ecco perché io invito tutti i sostenitori della teoria della proprietà popolare della moneta in occasione della prossima tornata elettorale ad appoggiare quei candidati, badate, di tutti i partiti, quindi io non violo il principio della par condicio, assolutamente, ma propongo a chi vota di dare la preferenza solamente a quei candidati che si dichiarano favorevoli alla proprietà popolare della moneta. Cioè, questa è la prova che il politico, sia consigliere comunale, sia consigliere provinciale, regionale, sia senatore, sia deputato, sia presidente della Repubblica, sia presidente del Consiglio, sia ministro, qualunque già emesso, chiunque, il cittadino semplice, ormai ha diritto di sapere se il politico sta dalla parte del padrone o dalla parte del popolo. Cioè abbiamo diritto di sapere se il politico ci vuole servire o vuole servirsi di noi. Questa è la scelta di cui ha parlato Rutelli. E vediamo che cosa è successo nella storia. Perché noi vediamo che non solo Napoleone, ma gente più vicina a noi, Craxi, Kohl, Gorbaciov, Mitterrand, Mussolini. Mussolini è stato strumentalizzato quando con la quota 90 è stato messo ai margini della storia, perché quando tu hai come lui, perché lui non capiva niente di moneta, con la quota 90 si ebbe la rivalutazione della lira del 25% rispetto alla sterlina. Ora, con questa rivalutazione aumentarono del 25% i debiti e i crediti. Quindi andò bene per i creditori, cioè le aziende di credito, andò male per gli operatori, per cui
gli industriali fallirono e si ebbe il fallimento a catena. Questo è stato il motivo per cui l'Italia arrivò disarmata alla guerra. Noi qui parliamo di verità storiche e naturalmente allora vediamo che cosa succede quando il politico si ribella perché invece di servire il padrone vuole servire i cittadini. E noi vediamo Napoleone, 20 anni, hanno detto i banchieri, ha detto i banchieri che 20 anni per battere Napoleone, perché Napoleone a un certo punto aveva capito che con il principio della libertà giuridica garantita dallo Stato di diritto voleva servire i popoli. Ha detto il banchiere, non mi sta bene, come fai? Mica puoi dare, non solo, al principio del servirsi e del servire. Craxi con la cassa integrazione, Kohl, Gorbaciov, è stato messo fuori perché? Perché voleva servire una linea politica non conforme agli interessi dei grandi banchieri che guidano la storia del mondo. Mitterrand, la stessa cosa. Quindi sono tutti stati puniti ed emarginati dai padroni. E di fronte a queste situazioni, ecco la ragione per cui noi amiamo parlare con la massima semplicità. Noi viviamo in tempi di democrazia, benissimo. Che vuol dire democrazia? La volontà del popolo, il referendum. Facciamo referendum. Prima domanda, voi preferite essere proprietari o debitori dei vostri soldi? Il padrone quando si frega i soldi all'atto dell'emissione, cioè quando il governatore della banca centrale stampa e presta a debito alla collettività, il valore monetario è creato dai cittadini, perché se i cittadini non accettano per convenzione la moneta, quello che fa la banca centrale non serve e i cittadini sono stati imbrogliati all'atto dell'emissione da 3 secoli. Cioè dalla Banca d'Inghilterra, perché i popoli sono stati abituati a prendere denaro con un corrispettivo. Che significa prendere con un corrispettivo? Che all'atto dell'emissione le banche centrali hanno dato denaro col corrispettivo del debito, perché il cittadino non ha mai capito che è lui che creando la moneta ha diritto di pretenderla, badate, all'atto dell'emissione. Poi nella fase della circolazione si può prestare. L'unica persona che non ha il diritto di dare i soldi in prestito è chi emette la moneta, perché chi emette la moneta intanto può emetterla perché c'è chi l'accetta e chi accetta la moneta è lui che crea il valore della moneta, non l'emittente. Allora si può capire perché oggi le banche, malgrado la dimostrazione scientifica e storica della validità del principio del valore indotto, per cui il valore della moneta è senza riserva e vale solo per convenzione, la prova della fine degli accordi Bretton Woods, abolita la riserva, il dollaro doveva valere zero se fosse stata vera la teoria della riserva, perché dal 15 agosto del 71 la riserva d'oro era stata abolita e allora non solo non è stato abolito il dollaro ma si è sostituito all'oro come moneta base del sistema monetario mondiale. Dunque noi abbiamo la prova storica oltre che quella scientifica che la riserva non serve a dare valore alla moneta. E in questa situazione che cos'è che bisogna fare? Ci dobbiamo riprendere i soldi nostri. Come? Ecco è venuto fuori il progetto del sindacato antiusura. Noi proponiamo la timbratura della carta moneta corrente. Perché? Perché noi vogliamo mettere sulla carta moneta una scritta dove è detto SIMEC, che vuol dire simbolo econometrico di valore indotto. Il valore indotto esclude la necessità della riserva, vale senza riserva. SIMEC, proprietà del portatore, vale dal 1 marzo 2002. Il sindacato antiusura è la mia firma, che significa timbrare così le monete. Se il 1 marzo del 2002 la lira non ci sarà più perché cessa la circolazione della moneta nazionale. L'euro, come abbiamo evidenziato, non è una moneta legale perché non è accettabile dopo che abbiamo capito che il valore dell'euro deve essere riconosciuto di proprietà dei popoli e non della banca centrale. Ora, siccome nessuna norma dice di chi è la proprietà dell'euro, manca la possibilità
che nella fase della circolazione si dica che il creditore è che il debitore. Questi vogliono ripetere con la Banca Centrale Europea la stessa truffa che è nata con la Banca d'Inghilterra. Perché la Banca d'Inghilterra stampa e presta, cioè invece di accreditare a debita, e i popoli sono stati trasformati da proprietari in debitori. Quando la moneta era d'oro, chi aveva in tasca la moneta d'oro era il padrone, chi trovava la pepita d'oro se ne appropriava senza indebitarsi verso la miniera. Oggi al posto della miniera c'è la banca centrale, al posto della pepita un pezzo di carta, al posto della proprietà il debito. Su questa regola il silenzio del trattato di Maastricht vuole ripetere la grande truffa fatta da tutti i banchieri delle banche centrali di tutto il mondo. Ecco perché noi affermiamo la necessità di timbrare su ogni carta simbolo monetario, dobbiamo mettere la scritta proprietà del portatore. Questo è un gesto di contestazione controrivoluzionaria, perché la prima rivoluzione è stata fatta dai banchieri inglesi con la rivoluzione del sistema dello Stato costituzionale delle banche centrali. Noi abbiamo capito che la cosa più importante che è nata con la rivoluzione francese non è la carta costituzionale, è la banca centrale, perché i popoli sono stati trasformati in vacche da mungere. Oggi chi più lavora più si indebita. A me mi fanno ridere i politici che dicono: io ti voglio dare 1 milione di posti di lavoro. Scusa, questo ragionamento è un ragionamento che non regge, perché io voglio sapere quando lavoro di chi è la proprietà del salario che mi mette in tasca. Quando l'imprenditore mi dà un salario per un debito, con un debito pari a tutto il denaro che io mi metto in tasca, a me mi passa la voglia di lavorare. Noi dobbiamo capire che oggi il vero problema non è quello della disoccupazione, ma è la voglia di lavorare che non c'è più. Oggi noi ci siamo stufati di pagare, 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 pagare e pagare, perché siamo delle vacche da mungere. Pronto? Professor, sono un ragazzo dell'Abruzzo. Volevo sapere, per i poveri figli disoccupati abruzzesi e i 19 milioni di disoccupati, questa piaga sociale grave, si può fare qualcosa pure con questo discorso della moneta? Grazie. Zona di Gissi. Grazie molte. Certamente che possiamo fare, ma dobbiamo capire che noi dobbiamo dare ad ogni cittadino il reddito di cittadinanza. Quando io ho dato al cittadino il reddito di cittadinanza, io ho rafforzato la posizione del contraente più debole. Per cui quando al lavoratore noi gli offriamo un contratto di lavoro, non è che lui lo accetta perché è costretto ad accettarlo a qualunque condizione, perché sennò non può campare. Questo ricatto noi lo possiamo eliminare solo se gli diamo la libertà dai bisogni essenziali. Il reddito di cittadinanza significa garantire ad ogni cittadino la certezza che lui può disporre dei mezzi di prima necessità. È inutile se no che noi parliamo dello Stato di diritto. Questo poi lo dice il secondo comma dell'articolo 42 della Costituzione italiana. Pronto? Pronto? Sì. Buonasera professore, chiamo da Penne. Le vorrei, se è possibile, vorrei avere una sua opinione riguardo Berlusconi. Secondo lei, Berlusconi che tipo di opinione potrebbe avere riguardo la proprietà popolare della moneta? Grazie. Grazie a lei, buonasera. Io ti dico, non lo so. Non lo so, perché su questo argomento noi abbiamo già avuto adesioni di importanti personaggi anche di Forza Italia. Però personalmente con Berlusconi io non ancora ho avuto nessun contatto. Naturalmente l'idea è nuova, ma mi fa piacere dare ufficialmente una notizia. In tutti i partiti politici, dall'estrema destra all'estrema sinistra, noi abbiamo delle correnti culturali già formate a favore della proprietà popolare della moneta. E vi informo che quasi certamente il 23 di giugno io terrò a Roma un congresso come centro culturale interpartitico per la proprietà popolare della moneta. A questo congresso parteciperanno rappresentanti di tutti i partiti favorevoli alla proprietà popolare della moneta.
perché questo è un centro culturale, per cui noi rispettiamo tutti i partiti. Facciamo presente ai partiti che l'unica corrente non solo lecita ma doverosa in un partito è quella culturale, perché ormai non si ha più il conflitto fra idee. Scusate la battuta un po' pesante, mi sono fatto l'altro giorno un sacco di risate, un mio amico di Guardia Grele mi ha detto, dice, sai, adesso non c'è più il conflitto fra idee, ma il conflitto fra culi. Leva il culo tuo, metto il culo io sulla poltrona. Si tratta solamente di un conflitto a questo livello. Ecco, questa battuta è una battuta di spirito molto vivace, molto spregiudicata, proprio che è il segno della intelligenza e della capacità critica della nostra gente. Io ve l'ho voluto raccontare. Perché? Perché ormai dobbiamo cominciare a capire che ci dobbiamo collegare. Io sono stato da più parti, e questi li ringrazio perché mi hanno fatto un gesto di riguardo di noi, mi hanno invitato a candidarmi da più parti. Allora io ho detto non posso candidarmi, perché io devo fare il centro culturale interpartitico per la proprietà popolare della moneta come segretario nazionale del sindacato antiusura. Naturalmente noi appoggeremo anche in questa campagna elettorale nei vari partiti quei candidati favorevoli alla proprietà popolare della moneta e sconsiglieremo i cittadini di dare i voti per gli altri. Ora, siccome questa è una regola che noi facciamo e portiamo avanti per tutti i partiti in una visione orizzontale, quale deve essere quella del sindacato, però voi capite che questa è un embrione per poter fare domani un'alleanza anche a livello parlamentare per creare un'alternativa di governo nel senso del servire, non del servirsi. E naturalmente quando Rutelli adesso ha detto noi siamo per il servire, benissimo, io domando a Rutelli e domando a tutti i sostenitori anche la sua base elettorale, voi siete per la proprietà popolare della moneta o no? Questa è la domanda, perché altrimenti se ci formiamo solamente sulle espressioni servire o servirsi è letteratura. E a me mi hanno qualificato, da una parte hanno detto Giacinto Auriti è fascista, dall'altra parte mi hanno detto Giacinto Auriti è comunista. Allora io tengo a precisare che io sono per la proprietà popolare della moneta. Se per questo si intende, come alcuni mi hanno detto, essere fascisti, io sono fascista. Se invece, come altri mi hanno detto, significa essere comunisti, io sono comunista. E mi fa piacere aver visto sull'unità di qualche, la piccola unità di qualche giorno fa, un articolo all'interno di questo giornale intitolato Reddito di cittadinanza è rivoluzione. Grazie a Dio anche nell'ambiente dell'estrema sinistra comincia a entrare il linguaggio nuovo della proprietà popolare della moneta. Ecco allora che noi dobbiamo renderci conto che sul principio della critica al capitalismo finanziario Marx aveva ragione da vendere, come aveva ragione da vendere Benito Mussolini quando parlava della guerra del sangue contro l'oro. E noi abbiamo perso la guerra dalla parte del sangue, meglio che se l'avessimo vinta dalla parte dell'oro. Noi siamo onorati di questa sconfitta, però bisogna puntualizzarlo il significato. Come io sono onorato del messaggio dato da Carlo Marx nel Capitale, noi abbiamo indicato gli estremi del Capitale, dove Marx mette sotto accusa il capitalismo finanziario della Banca d'Inghilterra, che è l'origine della grande usura, la grande usura che sta dilagando. Noi non viviamo più in tempi di democrazia, ma di usurocrazia. E chi ha ripreso questo messaggio, sollevato per primo da Carlo Marx, è stato Ezra Pound. Perché Ezra Pound ha dimostrato che sulla pelle dei popoli abbiamo vissuto questo dramma. Pronto? Pronto, professore, buonasera. Mi dica. Chiamo dalla provincia di Pescara. Senta, sono un po' di anni che la seguo. Ricordo quando fu dissequestrato il CIMEC. Sì. Ora, le vorrei chiedere se uno di noi, una persona comune, si astenesse dal pagare delle tratte in una banca,
e venisse querelato, chiaramente, insomma, venisse portato in tribunale, potrebbe avere ragione sulla banca? Guarda che i camerieri dei banchieri non sono mica solo i deputati, o i senatori, o i politici. Anche i magistrati sono camerieri dei banchieri. Perché? Perché quando il magistrato, noi gli diciamo, nessuna norma dice di chi era proprietà della moneta all'atto dell'emissione. Come fai a dirmi chi è creditore e chi è debitore nella fase della circolazione? Quindi è ovvia la cosa, il notorio nei processi, nel diritto processuale, non ha bisogno di mezzi di prova, perché è notorio. Quando io ti ho dimostrato che manca l'indicazione del proprietario della moneta all'origine, ti ho dimostrato che manca la certezza del diritto nella fase della circolazione della moneta. Quindi tutte le sentenze di fallimento, le ingiunzioni di pagamenti, i protesti cambiari sono nulli, perché il credito manca di esigibilità se non mi dici che è proprietario della moneta. Ecco perché noi su questa premessa, come sindacato antiusura, abbiamo proclamato lo sciopero dei debitori. Lo sciopero dei debitori che vuol dire? Io ho diritto di non pagare. Certo, noi come sindacato l'abbiamo gridato nelle aule dell'università, nei comizi, nelle conferenze, nei congressi, in tutti i partiti. Ormai non c'è nessun politico di un certo livello, non c'è nessun magistrato di un certo livello che non conosca la regola che la proprietà popolare della moneta è una linea sacrosanta, perché è costruita matematicamente. E noi parliamo di Stato di diritto, quando noi abbiamo la prova che il governatore della Banca d'Italia truffa, perché ci presta all'atto dell'emissione i soldi che ci deve accreditare, quando noi abbiamo dimostrato che tutti possono prestare moneta tranne chi la emette, se no truffa chi l'accetta, perché chi crea il problema della moneta è chi l'accetta, non è chi l'emette. Poi possono prestare tutti, ma al momento dell'emissione l'unico con principio incompatibile con l'emissione è il prestito. Perché altrimenti in quel momento che fa il governatore della Banca d'Italia? Fa creare la moneta a chi l'accetta, poi lo espropria all'indebita perché glielo presta. È la moneta di Satana. Noi abbiamo studiato le parole di Satana che stanno nel Vangelo. Di solito, e su questo è stato anche recentemente distribuito, anche qui a Lanciano, io ho distribuito alcune copie di questo messaggio sulle parole di Satana. Satana nel Vangelo parla 3 volte. La prima cosa che dice a Cristo, dopo 40 giorni di digiuno, la prima cosa che dice, trasforma le pietre in pane. La grande opinione pubblica ha detto, perché ha detto questo? Perché siccome Cristo era stato 40 giorni di digiuno e aveva fame, doveva mangiare il pane, ecco la tentazione. Allora noi abbiamo obiettato, questo non è un ragionamento, perché quando uno è stato digiuno 40 giorni, mangiare pane non è peccato, la tentazione si riferisce a un peccato, alla possibilità di peccare, se no la tentazione non esiste. Ora, quando uno è stato 40 giorni digiuno nel deserto, come lo è stato Cristo, mangiare pane è moralmente ineccepibile, quindi non è quella l'interpretazione. Abbiamo detto, qual è l'interpretazione? L'interpretazione è dare a quelle parole di Satana, ce le dice Cristo. Quando Cristo dice, non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, pone un grosso problema dell'interpretazione. Perché? Perché fa capire che il significato delle parole non si desume dall'espressione letterale, ma dalla bocca che le pronuncia. Allora, per vedere qual è il significato delle parole di Satana, bisogna considerare l'ipotesi, peraltro assurda, che Cristo avesse accettato l'invito di Satana di cambiare le pietre in pane. Se lui avesse accettato quell'invito, Satana poteva dire, tu mangi il pane perché hai accettato il mio consiglio, quindi il merito, se tu mangi pane, è mio, quindi tu sei debitore verso di me per il pane che tu hai creato. La stessa identica situazione si verifica nell'emissione monetaria, perché come Satana sarebbe diventato creditore
verso Cristo, se questo avesse trasformato le pietre in pane. Così i popoli sono diventati debitori delle banche centrali, perché hanno accettato l'invito delle banche centrali a accettare in prestito la moneta. E allora si sono indebitati per la moneta che deve essere proprietà del popolo, così come il pane deve essere proprietà di Cristo. Se noi mettiamo al posto di Cristo il popolo, se mettiamo al posto del pane la moneta, se noi mettiamo al posto della banca Satana, noi vediamo che le parole di Satana calzano perfettamente. Ecco che allora quando si dice la moneta è sterco del demonio, c'è un messaggio di verità. Non a caso San Francesco d'Assisi diceva ai padri: potete prendere tutto in prestito, tranne in elemosina, come obolo, tranne la moneta, perché sentiva che nella moneta c'era un qualche cosa di satanico. E allora che cosa possiamo dire? Che Satana è una persona seria. Perché? Perché quando ha detto poi la terza tentazione, se mi adorerai prostrato, comanderai su tutti i popoli del mondo. Satana ha mantenuto la promessa. Perché? Perché quando l'eresia protestante ha negato l'Eucarestia e la transustanziazione, e questo è avvenuto con il Test Act, l'editto votato nel 1673 dal Parlamento inglese, da quel momento si è avuto, con la negazione della divinità nell'Eucarestia, la possibilità che Satana andasse sull'altare, perché adorare prostrato vuol dire mettere Satana sull'altare. Allora cominciamo a capire che Satana è una persona seria, perché mantiene le promesse fatte a fin di male. Quando ha promesso comanderai su tutti i popoli del mondo se mi adorerai prostrato, che cosa sono avvenute? Due cose sono avvenute in Inghilterra. Primo, la negazione dell'Eucarestia. Secondo, la trasformazione della pietra in pane, cioè della carta in oro. Questi due momenti sono i due messaggi di Satana, e Satana ha mantenuto la promessa, tanto che nel 1855 il Commonwealth aveva un'estensione di 22.750.000 chilometri quadrati. Oggi tutto il mondo è Commonwealth. Noi siamo tutti colonizzati dal sistema delle banche centrali. Noi siamo delle colonie. E diceva Goethe, una battuta molto significativa, diceva: nessuno è più schiavo di chi non si accorge di esserlo e si illude di essere libero. Questa è l'illusione che ha ogni cittadino quando c'è i soldi in tasca. Noi ci illudiamo che i soldi che abbiamo in tasca sono nostri, noi siamo i debitori di quei soldi, che la banca centrale emette solo in un modo, prestando, sicché quando circola la moneta gravata di debito, e noi paghiamo il debito col fisco e con gli interessi bancari. Quando noi paghiamo le tasse dobbiamo capire che non è vero che le tasse vanno a finire per scopi sociali. Le tasse che noi paghiamo vanno a finire nelle tasche in gran parte degli azionisti della Banca d'Italia, perché la Banca d'Italia emette la moneta prestandola, e siccome la Banca d'Italia è una società privata, una società per azioni che oltretutto paga le tasse, l'utile della Banca d'Italia sta nella differenza tra costo tipografico e valore nominale della moneta. Quando emette la Banca d'Italia, è come se io prestassi delle nasse vuote, delle reti vuote ai pescatori, indebitandoli non solo delle reti, ma anche del pesce che sarà pescato. Ecco perché noi siamo dei schiavi monetari, con l'aggravante di non saperlo. Chi domina è Satana. Satana è principe di questo mondo, e di queste cose deve cominciare a capire non solo l'ambiente politico, ma anche l'ambiente religioso. Perché oggi, io ho visto l'altro giorno un articolo indegno pubblicato sul Corriere della Sera, che riduce il cattolicesimo a un episodio banale, alla marginalità religiosa. Perché? Perché noi stiamo vivendo tempi di decadenza, ma questi tempi di decadenza ne possiamo superare solamente con una forte fede religiosa. Non si può vincere la guerra per liberare i popoli dalla grande usura se non si ha l'aiuto del sovrannaturale.
Ecco perché noi abbiamo programmato dal 13 maggio al 20 maggio la settimana contro l'usura e d'accordo siamo con il Vescovo dell'Aquila e anche con le autorità religiose, mi auguro, di tutto l'Abruzzo. Perché? Perché noi dobbiamo partire con la supplica alla Madonna di Fatima contro la grande usura. E questo significa che oggi tutti i popoli del mondo sono dilaniati prima che dalla fame, dal debito. Questo l'ha detto il Papa. Il Papa, quando ha detto di rimettere i debiti ai popoli del terzo mondo, ha messo il dito sulla piaga. Oggi la gente muore di fame non perché manca la roba da mangiare, ma perché non ha i soldi per comprarla, perché quantitativi ingenti di prodotti agricoli vengono distrutti ogni anno perché sono i surplus della produzione e quelli non sono consumati non perché manca il bisogno di mangiare, ma perché noi non abbiamo messo a disposizione del cittadino il denaro per comprare i beni di prima necessità. Bene, signori, io vi ringrazio della vostra attenzione, vi saluto e ci sentiamo la settimana prossima. Buonasera a tutti.